Ben ritrovati. In questo piccolo video, rifacendomi al video che ho fatto prima, parlando dei numeri romani, voglio un po' così dedicarlo brevemente proprio ai numeri romani, per chi magari non li conoscesse, non sapesse leggerli, e quindi può essere utile, no? Andando in giro, soprattutto su monumenti, ma anche su lapidi, iscrizioni, è facile trovare i numeri romani e quindi magari non fa male conoscerli. Allora, incominciamo. Il numero 1 veniva scritto così con una stanghetta. Questo equivale al nostro 1. Per fare il 2 aggiungevano un'altra stanghetta, quindi così questo è il 2. Il 3 aggiungevano di nuovo la stanghetta e facevano il 3. Il 4. Il 4 è possibile trovarlo in due forme. Allora, una può essere quella con le 4 stanghette, ma il più usato invece è questo. È sempre 4, dove la V è il segno del numero 5. Se noi mettiamo una stanghetta davanti alla V, è come se fosse 5 meno 1, cioè 4. Ok? Per fare invece il 6, si parte sempre dal 5. E aggiungiamo una stanghetta e abbiamo il 6. Per fare il 7, idem, si aggiungono due stanghette e abbiamo il 7. Per fare l'8 si aggiungono tre stanghette. Il 9. Il 9, anche qui si parte dal 10 meno 1. Allora, il 10 è la x, quindi per fare il 9 abbiamo 1 seguito dalla x, cioè 9, cioè 10 meno 1. Per fare 11 si parte sempre dal 10, si aggiunge una stanchetta, l'11 e così via. Il 20 si mette due volte la x e così via. 25, ah, questo è il 20, il 25, x e v. 25. Il 50, è una L. Quindi per fare 40 si fa 50 meno 10, per cui per fare il 40 quindi si mette x L uguale 40, cioè 50 meno 10 fa 40. Il numero 100 è la C. Il numero 100 è la C. Per fare 200 si mettono 2C, C uguale 200 e così via. Non so, facciamo, non so, 100 di, 116, allora si fa X, si va alla C, 100, poi il 10, il 5 più 1, cioè 116. E così via. Poi abbiamo per fare il 500, il numero 500, il numero 500 è la D. La D equivale al numero 500.
Per fare 510 si fa la D più la X, che sarebbe 500 più 10, quindi 500, 510 e così via. Poi puoi fare il 1000. Il 1000 è la M. Due M. Adesso siamo nel 2021. Allora, 2021, M, poi 10, 10, 1. 2021. Quindi, come vedete, non è difficile. Poi possiamo trovare però anche altri segni per indicare il 500 e il 1000. Allora, abbiamo detto che il 500 è la D. Però si può anche trovare, per indicare sempre il 500, anche questa, una stanghetta con una C rovesciata, che è sempre 500. Questo magari è conosciuto un po' meno rispetto alla D. Teniamo presente che ogni C capovolto, no, che viene aggiunto alla destra, all'antica cifra, no, del 500, moltiplica, no, il valore, per 10, per 100, per 1000, eccetera. È un po' come il nostro zero, no? Il numero arabo che viene posto alla destra di un numero. Per cui questo è 500. Se noi scriviamo questo così, poi con le due C abbiamo il 5000. Proprio perché la C, questa lettera C capovolta, aggiunto alla destra, no? Moltiplica il valore, in questo caso, no? Dal 500 a 5000. Se noi dovessimo avere le tre invece, così, e poi 1, 2 e 3, le tre C capovolte, avremo il 50.000. Quindi si può anche trovare, ecco, questa cifra. Poi un'altra cosa che è possibile trovare, che è questa. Cambiamo foglio, che è una lineetta orizzontale posta sopra un numero. Ad esempio, se noi abbiamo la x di 10, però sopra abbiamo questo trattino, così, vuol dire che il numero si moltiplica per 1000, per cui la x con il trattino sopra diventa 10.000. Ad esempio, se noi abbiamo questo, allora, prendiamo il numero 16, ad esempio, e ci avesse il trattino sopra, vuol dire che va moltiplicato per 1000 e quindi avremo 16.000. Quindi può anche capitare, ecco, di trovare questo. Ad esempio, se noi abbiamo la x e la l, no? Che è il numero 40, con il trattino sopra, quindi abbiamo 40.000. Ancora succedere che si può trovare anche un altro segno, che è questo, una specie di casetta, no? Questo segno che racchiude su tre lati un numero. Vuol dire che quel numero deve essere moltiplicato per 100.000.
in modo tale da poter fare i numeri alti. Per cui prendiamo sempre il 16, se lo mettiamo qua sotto, racchiuso da questo, quindi abbiamo un numero, essendo moltiplicato per 100.000, avremo 1.600.000. Quindi un numero molto alto. Ad esempio, se prendiamo il 5 e lo racchiudiamo su tre lati, no? Va moltiplicato per 100.000, quindi abbiamo 500.000. Ok? Ecco, quindi si possono trovare anche questo tipo di cifre, questo tipo di simboli. Ecco, questo è, diciamo così, in sintesi, i numeri romani. Ah, una cosa che forse mi sono dimenticato di dire, sempre per quanto riguarda la lettera M, il 1000, si può, un po' come capitava per il 500, si può anche trovare scritto in questo modo: la C, una stanghetta e poi un C capovolto, che è sempre il 1000. Ecco, questo è, diciamo così, una panoramica un po' sui numeri romani. Così, se vi capitasse, ecco così, di trovare qualche numero scritto in cifra romana, soprattutto appunto in lapidi, iscrizioni su antichi muri, pareti, eccetera, anche lapidi, anche nei cimiteri, soprattutto quelle più vecchie, spesso veniva anche messa la lettera romana, il numero romano. E quindi non fa male, ecco, conoscere anche questi numeri. Spero che possa essere stato utile. Arrivederci.